anche rifacendomi l'assemblea di sabato, perché e ne stiamo parlando tanto, perché penso che poi, come tante volte succede, alcune cose segnano, diciamo, un po' le tappe quando le viviamo anche tutti quanti insieme. E a me dell'assemblea di sabato ci sono alcuni punti, a parte molte delle cose che sono state dette, che assolutamente penso ci facciano dire che se noi lavoriamo bene a partire da oggi, anche con le date che ci siamo detti, le cose che possiamo fare insieme fino a costruire lo sciopero generale, veramente interpretiamo anche la maggioranza di questo paese. La prima, che ha detto Maurizio Landini, ma che veramente penso che sentiamo tutti, è l'assurdità del fatto che già sulle riforme della pensione ci siamo mangiati una cosa che non sta in piedi, perché comunque chi come noi sta andando verso, diciamo, questa ipotetica pensione che non arriverà mai, come può essere che se io lavoro di più quelli che non hanno lavoro adesso troveranno lavoro? Cioè è praticamente impossibile, per cui già intorno alla vicenda della riforma delle pensioni non siamo stati in grado, perché era anche il primo momento, eravamo anche un attimo tutti sotto shock, era arrivato Monti, doveva risolvere tutto, diciamo, di trovare dei messaggi semplici e chiari da portare nelle piazze, perché la vera scommessa, a partire anche da noi qui a Padova, ma penso che queste cose come le stiamo facendo noi, si stanno facendo in tutta Italia, è quello di come riusciamo a fare lo sciopero, a costruire un percorso in cui ci siano veramente migliaia e migliaia di persone di nuovo nelle strade e nelle piazze. E questo lo facciamo anche a partire dal fatto che possiamo costruire quelle parole semplici che servono perché tutti possano trovare nella nostra mobilitazione la possibilità di esserci. Una è questa della democrazia, l'altro tema, perché è vero tutto quello che veniva detto, come ci può essere democrazia se tu sei nella stragrande maggioranza del tempo della tua vita, cioè sul posto di lavoro davanti a una pistola puntata? Come ci può essere democrazia nel momento in cui tu non hai la possibilità di organizzarti e di essere libero di scegliere di organizzarti? Allora anche questa cosa tocca un tasto che la gente inizia a sentire, perché troppe decisioni le stanno prendendo sulla testa di tutti. Cioè io vi faccio un esempio che sembra non centrarci, ma c'entra anche con le cose che venivano dette prima. Tutta la discussione di questi giorni sulla bolletta dell'Enel. Ma quanto incredibile è! Ma aumenteranno le bollette dell'energia per il quinto conto energia e ci stanno dicendo che quello è colpa delle rinnovabili. Non che è colpa del fatto che nella bolletta dell'Enel paghiamo tutte le cose immaginabili e pazzesche, compreso gli inceneritori, perché nelle bollette noi paghiamo gli inceneritori e paghiamo ancora i contributi per il nucleare, che formalmente abbiamo appena fatto un referendum che dice che in Italia il nucleare non ci deve essere. Allora c'è una sensibilità, secondo me, che esiste e che ha bisogno di esprimersi. Il percorso che è stato proposto sabato, quello di lavorare come stiamo già facendo oggi con delle assemblee territoriali, quello di costruire delle date e degli appuntamenti, quello di tenere insieme mobilitazioni diverse, ci dà la possibilità che offriamo a tutti il fatto di essere nelle piazze e di essere con noi, perché poi uniti e anche in tanti si vince, perché ovviamente abbiamo bisogno di essere tanti per far sì che queste cose che diciamo possano effettivamente incidere, tanti, e anche con una semplicità di messaggi e di ragionamenti che sono completamente differenti da quelli che ci vengono proposti. L'altra cosa convincente dei ragionamenti di sabato era anche il fatto di vivere questo momento come un momento sicuramente difficilissimo, perché è un momento politico difficile, però anche col fatto che non siamo soli, in tutta Europa la gente si sta ponendo questi problemi, lo sciopero generale che hanno fatto in Spagna 2 settimane fa, in cui hanno bloccato il paese iniziando dalla mattina, facendo i blocchi con i negozianti, con le persone eccetera, ci segnala che questi stessi temi li si stanno ponendo in tutta Europa, perché alla fine è veramente un discorso generale di tutti, tanto è vero che si stanno preparando anche mobilitazioni in questi giorni verso sulla dimensione europea, le mobilitazioni, la manifestazione che ci sarà il 17 maggio a Francoforte, proprio sotto la sede della BCE, queste 3 giornate a cui partecipano dai sindacati ai movimenti, cioè ci danno la misura che non siamo soli e che stiamo facendo queste lotte anche dentro una dimensione europea, e che poi soprattutto, come si diceva sabato, comunque non ci fermeremo, ma non perché come dire siamo ideologici, ma semplicemente perché vediamo che queste cose o si raggiunge un cambiamento vero oppure difficilmente, diciamo, la nostra stessa vita, che è un tutt'uno, come giustamente si diceva prima, noi possiamo dividerci come lavoratori, cittadini e capito, gente che deve fare altre cose, cioè è un tutt'uno, i diritti che ci vengono tolti da una parte ci vengono tolti su duplici aspetti, come cittadini e anche nel mondo del lavoro. Per cui io penso che oggi sono stata molto contenta di essere venuta qua, anche per
soprattutto dopo sabato, perché poi alla fine vedo che tante cose si possono fare insieme e che soprattutto a partire da oggi possiamo costruire anche per la nostra città, che tante volte è complicata, dove fare le cose insieme eccetera, però è anche, può essere anche una situazione molto ricca il fatto di darci alcuni appuntamenti. Rubo solo una parola sul discorso che si faceva prima del primo maggio, perché effettivamente, a parte che è veramente quasi offensivo pensare che la giornata dei lavoratori, cioè non so, mi veniva una parola più politicamente corretta, ma che la giornata, il primo maggio, la giornata dei lavoratori, la gente va a lavorare, e poi chi andrà a lavorare? Andranno quei ragazzi, studenti, che sono stati assunti in questi giorni per lavorare nei centri commerciali, che come fai a non dargli ragione che cercano di prendersi 100-200 euro lavorando la domenica? Ma a questo siamo ridotti, e qua torna tutto il ragionamento del reddito eccetera, perché alla fine dovremmo essere solo consumatori, stare zitti, comprare anche la domenica e lavorare anche la domenica, che mi pare una cosa assolutamente incredibile.